Diamo il benvenuto a Flavio Fusi, che riconoscete immediatamente. Benvenuto Flavio, un volto molto noto della RAI, inviato RAI dovunque, poi corrispondente da New York, da Buenos Aires, testimone di grandi crisi degli eventi più importanti degli ultimi decenni, dalla guerra dei Balcani, l'Unione Sovietica, Cuba, apartheid. È uscito ora un bellissimo libro di Flavio Fusi, certo. Cronache infedeli, edito da Voland, è qua. Ne parliamo, ecco qua, vedete la copertina, ne parliamo anche con Andrea Purgatori. Buonasera Andrea. Vediamo il collegamento. Buonasera Giovanni. Eccolo, buonasera, buonasera, benvenuto. Flavio. Buonasera Flavio. Giornalista, sceneggiatore, buonasera. Scritto per il Corriere della Sera, l'Huffington Post, giornalista di quelli che pesano, pensiamo solo a tutto il lavoro fatto sulla vicenda di Ustica. Da domani alle 21 condurrà sulla 7 il programma di inchieste Atlantide. Atlantide ma trasformato in inchieste, Silvia Cisei. Ok. Allora, Flavio Fusi. Perché le cronache sono infedeli e cronache di che cosa? Beh, te lo sai bene, l'inviato è un cronista, fa cronache, scrive cronache, che devono essere fedeli. Però questo è un libro dopo il mestiere di inviato. E queste cronache che metto nel libro sono cronache filtrate attraverso le emozioni, le mie passioni, le passioni del testimone, attraverso le storie, i sogni. E attraverso le vite, la vita di tanti protagonisti minimi, piccoli, che ho incontrato in questi 30 anni. Quello quindi che sono rimane, infedeli. Sono infedeli perché appaiono, compaiono e sono selezionate in base alle sono emozioni. Sono selezionate, sono anche tradite in certo modo, però non perdono, secondo me, la loro autenticità. Parlano della vita delle persone, parlano delle grandi quello cose. Quello che rimane delle esperienze, no? Quello che rimane delle esperienze. Un viaggio in tutto il mondo, in tutte le esperienze. Si comincia da Sarajevo, perché? Si comincia da Sarajevo, anche se avevo cominciato già dall'America Latina, poi ne parleremo. Certo. Si comincia da Sarajevo perché Sarajevo è una terribile situazione. Sarajevo, sono stato due volte, la prima in un momento molto duro, la strage del mercato, ti ricorderai. La seconda in un momento strano, perché la fine della guerra è l'inizio della pace. Se devo ricordare qualcosa, ricorderò, se vuoi, in questo secondo viaggio, la fila dei trattori, dei camion, dei serbi, dei contadini serbi sconfitti che lasciavano Sarajevo per raggiungere Pale, e su molti di questi camion c'erano le bare dei loro padri, dei loro nonni, le bare strappate dalla terra dei cimiteri. Neanche nei cimiteri sopportavano più di stare insieme i musulmani, i serbi, i croati. Questa è la capacità di un inviato, no? Fissare in un'immagine il significato di quello che sta vivendo. Sai, se poi lavoriamo con la macchina, con la telecamera, come ho fatto io, tutte queste storie sono immagini. E l'immagine è questa fila sotto un nevischio freddo che andava verso Pale con il soldato francese che forse non capiva, ma che stava lì e vedeva questi contadini che se ne andavano chiusi, silenziosi, e queste bare che gli passavano davanti. Andrea Purgatori, anche tu naturalmente sei stato un grande inviato, e adesso la capacità di raccontare verrà trasferita in Atlantide anche nei documenti, no? Nei documenti che proporrai. Sì, guarda, domani sera cominciamo con una puntata su Kennedy, non soltanto perché è il centenario della sua nascita, ma perché sono state desecretate delle carte, non tutte, ma insomma abbastanza dall'attuale presidente americano, e che raccontano la cornice dell'assassinio di Dallas nel 1963. Non c'è la pistola fumante, non c'è, diciamo, la prova provata che ci sia stato un complotto, ma tutto quello che gira intorno, e che devo dire è molto simile a tanti misteri italiani, è qualcosa che va esplorato. E vedi come le cronache infedeli, no? Texas, tu hai visto il muro che c'è in America e separa dal Messico? Io ho visto il muro fronterizo, si chiama, in quella zona che viene chiamata Mexica, cioè non è Stati Uniti e Messico insieme, e questo muro straordinario, pieno di colori dalla parte messicana, pieno di storie,
Perché il dibattito è se Trump o no deve fare o no il muro. Il muro c'è già. Infatti lo scrivo, il muro c'è già. Poteva infermarsi Trump, no? Tu hai fatto, i tuoi viaggi sono stati anche viaggi di pericoli, come in Salvador, Nicaragua, i sandinisti. E ci sono stati momenti di tensione che tu in qualche modo non solo hai vissuto, ma ora ricordi. In che modo lo ricordi? Sì, lo ricordo con una sorta di ironia. Se vuoi ti racconto questo episodio. In Salvador siamo andati, io e altri giornalisti, a vivere 3 giorni con i guerriglieri in un paese che si chiama Perkin, isolato in mezzo, preso d'assedio dall'esercito. Si sta 3 giorni con i guerriglieri parlando, intervistandoli, eccetera, dormendo loro, mangiando con loro. Quando si torna sullo stradone veniamo fermati, naturalmente doveva succedere così, dall'esercito. L'esercito, che erano molto arrabbiati con noi perché eravamo passati senza il permesso, ci strattonano, ci trattano male. Quando è il momento di dare il mio documento all'ufficiale, l'ufficiale lo guarda, lo vede, dice fusi, dico sì, e lui mi guarda e dice suena come fusilado, cioè suona come fucilato. Non mi hanno fucilato. In questi racconti c'è come in filigrana, poi ne parli direttamente, anche la figura di una collega a cui siamo tutti legati, di Ilaria Alpi. Sì, il libro ha questa struttura, mi vengono a visitare la notte dei fantasmi benigni, sono persone che ho conosciuto, a volte sono di fantasia, uno di questi fantasmi benigni è Ilaria, c'è anche un piccolo capitolo di Sarajevo dedicato a Miran che io ho conosciuto. Ilaria, lo devo dire per la nostra redazione, era la sorellina più piccola, mentre Miran era il fratellone più grande e ci sono mancati tutte e due insieme. E siamo rimasti, come dire, ci siamo sentiti colpevoli per non averla saputa difendere. Naturalmente è una sensazione del tutto, come dire, non razionale, però è così. Però, ecco, Ilaria resta nella testa nostra e non dobbiamo, almeno io, altri colleghi, non dobbiamo arrenderci all'oblio. Ecco, la cosa è questa. Senza dubbio. Andrea Purgatori, il lavoro dell'inviato per tanto tempo, come emerge anche da questa cronaca infedeli di Flavio Fusi, è stato dettato da una matrice, da ricerca di un significato profondo delle cose che si raccontavano, di ricerca anche di una sorta di filigrana di ingiustizia sociale, di deboli che dovevano essere raccontati perché il mondo li dimenticava. Esiste ancora questo respiro nel lavoro dell'inviato, del giornalista? Ma io spero, mi auguro che esista ancora. Guarda, il problema delle disuguaglianze e della giustizia sociale non ci riguarda da vicino soltanto per le ondate di migranti che arrivano in Italia, che arrivavano in Italia molto più prima che adesso, ma diciamo, penso all'America, no? E penso agli atleti americani neri che si inginocchiano mentre c'è l'inno nazionale per protestare contro un presidente che li ha offesi e che, diciamo, non è riuscito a prendere una posizione dura nei confronti dei razzisti, per esempio del Ku Klux Klan, e questa è una cosa che rimanda a Kennedy, che nel 62 si dovette battere perché gli studenti neri non potevano essere iscritti alle università americane. Quindi dall'Iraq e dall'Iran fino agli Stati Uniti il problema purtroppo è ancora assolutamente attuale. Andrea Purgatori, da domani con Atlantide sulla 7, Flavio Fusi e le sue cronache infedeli. Grazie Flavio.